Allora, siamo qui al Piccolo degli Stavi, inizia questa sera la presentazione del cartellone teatrale per la stagione 2009-2010. Siamo soddisfatti perché siamo riusciti a portare avanti un progetto abbastanza faticoso, però con questo progetto abbiamo portato ad Assisi dei grandi personaggi, personaggi che merita questa città. Iniziamo con Gabriele Lavia, penso sia uno dei massimi esponenti del teatro italiano, e continueremo con Lella Costa, grandissimo personaggio. Poi abbiamo un terzo appuntamento con Paolo Triestino ormai è un affezionato di questo teatro, ogni anno ci viene a portare uno spettacolo nuovo, e facciamo anche quest'anno, abbiamo tre appuntamenti con tre grandi jazzisti, il nostro Roberto Ciamarrughi è un concittadino e ospite fisso, abbiamo il grande Danilo Rea che ci farà un evento, una serata su De André, e poi abbiamo questa coppia Bosso Salis che sono due grandissimi personaggi del jazz. Continueremo con esercizi di stile con Ludovica Bonugno, sono spettacoli collaudatissimi che si svolgono in questo periodo a Roma, sono spettacoli che sono stati replicati tantissime volte. Poi lo spettacolo oggi più importante è Chiove, che si terrà verso il periodo natalizio, è uno spettacolo che è stato premiato a Vicenza con il premio olimpico come mio spettacolo italiano, come spettacolo innovativo, e questo per loro insomma è un grande piacere. Continuiamo anche con degli spettacoli, abbiamo preso l'Ambra Giovinelli a Roma, con Roma ore 11 e con uno spettacolo di Pierattini. Questo è più o meno, diciamo in sintesi, quello che faremo, 12 spettacoli. Siamo contenti perché in questo teatrino vediamo che non si limita soltanto ad avere un pubblico di cittadini assisi, ma cerchiamo di soddisfare anche le esigenze dei turisti presenti in questo triste inverno assisano, e soprattutto abbiamo anche un bacino di utenza che viene dalla città limitrofe, da Bastia, da Santa Maria degli Angeli, da Perugia, da Foligno. E questo che non può che farci felici e ci spinge a continuare in questa esperienza bellissima. Infatti il titolo appunto questo qui di quest'anno è Perle in formato gigante, sono piccole cose ma con grandi personaggi. Come lo scorso anno abbiamo fatto piccoli miracoli sul palcoscenico, perché effettivamente quando viene un artista qui insomma qualche passo, qualche disagio lo ha, perché lo spazio scenico è quello che è, però comunque quando vengono in Assisi vengono tutti volentieri questi artisti, che questa è una città molto amata, sì, che ci consideriamo dei privilegiati da questo punto di vista.